Siamo con Piero Canestà, presidente del Milazzo, a cui giriamo subito il microfono per una valutazione di questo match iniziale. Noi temevamo molto questo incontro perché per noi era l'esordio in Serie B, quindi sapevamo le qualità della nostra squadra, ma non le sapevamo a raffronto con una squadra di categoria. Temevamo pure perché l'Interreggio, da quello che leggo, è annoverata fra le prime 5 formazioni della categoria, quindi esordire fuori casa in condizioni simili per noi era abbastanza impegnativo, però devo dire che mi ha confortato molto la prova dei ragazzi. Diciamo che abbiamo superato l'esame perché la squadra è stata quadrata, ha ribattuto colpo su colpo e forse, se lo dico io, sono di parte, però forse qualche occasione in più l'abbiamo creata noi. L'accoglienza com'è stata? Spettacolare, cioè io ringrazio tutta la dirigenza dell'Interreggio che ci ha accolto in maniera ospitale come si usa fare al sud. Ringrazio ancora e sicuramente ricambieremo quando verrà l'Interreggio a Milano. Anche dentro il campo mi sembra che la partita sia stata assolutamente corretta. No, assolutamente, è chiaro, il fallo ci sta, si gioca a calcio dove c'è il contatto fisico, quindi l'intervento anche più duro dato dall'irruenza, dal caldo, dalla foga, quello ci può stare, però resta tutto là, è stata una partita correttissima. Ecco, un Milazzo che matricola per questo campionato, domenica farà il debutto in casa. Quali sono le prospettive di questa squadra, Presidente? Magari se avete intenzione di rafforzarlo, comunque come organico al momento, anche se è un po' prematuro, le sembra al completo? No, noi l'organico per noi è completo, forse se riusciamo a trovare qualche altro under in difesa è probabile che opereremo, però a grandi linee l'organico è questo e resterà sicuramente questo. Non dimentichiamo che c'erano fuori giocatori come Calabrese, perché ancora non è pronto con la preparazione, si allena con noi da un paio di giorni dopo che è stato ufficializzato il passaggio. Poi c'è anche Campanella, che è un 90 sul quale contiamo molto, che ha avuto un problema al tendine d'Achille ma adesso sta recuperando, quindi per me l'organico è definitivo. Quali le prospettive dunque? No, noi navighiamo a vista, noi siamo una matricola, quest'anno dobbiamo conoscere il campionato. Noi giochiamo partita dopo partita mettendo il massimo impegno e poi alla fine tireremo le somme, ma non ci sono programmi. Grazie.